Una gran brutta storia, niente affatto natalizia. Una storia di violenza e degrado morale, nella quale ancora una volta appare come sfortunata protagonista una giovane donna, colpevole solo di essersi innamorata dell'uomo sbagliato. Un 36enne di Pagani, sposato, pregiudicato e disoccupato, che non accettando la separazione ha prima cercato di violentarla e poi l'ha brutalmente picchiata. Tutto sarebbe accaduto tra il pomeriggio e la nottata. L'uomo, FV, le sue iniziali, dopo aver invitato la sua ex amante separata e casalinga a parlare all'interno della propria autovettura, una Lancia Y, l'ha condotta in un luogo appartato sul territorio di Sant'Egido del Monte Albino, dove ha provato con violenza ad avere rapporti sessuali con lei. Non essendo riuscito nell'intento, l'ha percossa con calci, pugni, morsi e dopo averla rapinata del suo telefono cellulare, l'ha trattenuta contro la sua volontà. Durante la notte la donna, approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, è riuscita ad aprire la portiera dell'auto e a scappare, recandosi immediatamente all'ospedale di Pagani, dove, visitata dai sanitari di turno, le sono state refertate i chimosi al collo, al volto, a capo, all'avambraccio sinistro, con stato ansioso depressivo e scoriazione dei chimosi sparse anche sul resto del corpo, giudicata guaribile in 10 giorni. Le indagini, avviate successivamente all'attivazione da parte del personale del pronto soccorso, hanno consentito di localizzare l'autore delle violenze, già resosi irreperibile a bordo della propria autovettura, poi sequestrata. L'arrestato, espletato i rilievi fotodattiloscopici, è stato tradotto alla casa circondariale di Salerno Fuorni.